perché mi chiamano spazzola? E perché a tavola faccio piazza pulita? Sì, è vero, sono uno schiavo, ma volete sentire la mia? Se uno schiavo gli dai da pappare e trincare a volontà, lui mica la taglia la corda. Guardate me, sono uno schiavo e sto andando da Meneco e ci vado volentieri. Lui mica si limita a sfamarla la gente, lui la rimette in sesto, la cura, la ingrassa. Come ti è Meneco? Ma è il mio padrone? Toh, eccolo. E mo passa, dove vado, cosa faccio, cosa porto, che ha sposato un dogadiere? Ah, insisti? E allora sai cosa faccio oggi? Mi trovo una bella amante e vado a braccio fuori con lei, sì, sì, vado a braccio con lei, sì, signora. No, tu strapazzi me se mangi fuori di casa. Ci è arrivato il momento giusto, Certo, ce l'ho in testa il manuale dei momenti giusti, è la mia specialità. Dimmi un po', ti piace? L'ho fregato a mia moglie. Ma come ti stai combinando? Ma che hai capito? Questo è per Erozia, tra poco sarà nelle sue mani. Erozia? Erozia, Erozia, la mia amante. Puttana. Ho capito, lascia perdere. Che c'è? Va bene, allora adesso appena entriamo io darò ordine di far preparare la tavola per tre persone, per me, per lei e per te. Bravo! Per voi, ecco che esce! Guarda, non è il sole oscurato dalla sua bellezza! Non ti preoccupare, questo mestiere non è difficile, devi solo fare quello che faccio io. Oh. Ah, bene, ecco, anima mia, ti saluto! Ozio, non vedo l'ora di far battaglia con te! Sarà provveduto oggi stesso? Ma perché? Guardo e più detesto mia moglie. Però nel frattempo ti metti indosso qualcosa di suo? Che roba è questa? Rischiò meno Ercole quando rubò la cintura alla regina delle Amazzoni. Ma ti prego, accettalo, perché tu vivi nella mia gioia. Ed ecco qui, questo mantello è bellissimo e prezioso. Ma tu sai cosa voglio da te, vero? Certo che lo so. Che c'è? Vabbè, allora fa per davvero. Guarda, fai preparare il pranzo, ma qualcosa giù al mercato, qualcosa di molto buono, qualcosa di moltissimo buono, qualcosa di buonissimo, ma ancora più buono, sì, finiti. Darò subito disposizioni. Bene, e allora guarda, intanto che la pappa cuoce, noi andiamo giù al porto a farci una bevutina. Chiamo subito la cuoca. Adola! Torniamo giù, troverai tutto pronto. Adola! Prendi sporte e argento, vai, torna col giusto per tre persone, né scarso né abbondante. Ma che te strilli, mica so sorda. Piuttosto gli invitati, che tipi sono? Io Meneco e il suo parassita. Ma mi spazzola. Allora compro per 10, che quello magna per 8, vado. Fermati Meneco, non ce la faccio più. Vuoi dirmi il motivo per cui siamo qui ad Epidamno? Il motivo è quello di sempre, siamo qui per cercare Meneco. Meneco tu, Meneco tuo fratello, una fantasia con i nomi della tua famiglia. No, dai, che dici? E dico, che due gemelli con lo stesso nome. Un anno dopo che avevano rapito mio fratello, mio padre volle chiamarmi come lui. E così da allora mi chiamano con questo nome, Meneco. E io? E tu chiamami come mi hai sempre chiamato, Meneco. E appunto. Vabbè, lascia stare. Lascia stare, come posso lasciar stare? Sono decenni che lo cerchiamo in tutti i porti. Finirà mai questa ricerca? Ah no, almeno fino a quando non l'abbiamo trovato. E lo vuoi trovare qui, ad Epidamno. Certo, perché? Che c'è da non fare? Epidamno, non si passa senza l'altro. Epidamno, un nome, una garanzia, ubriachi, ladri, truffatori. Li trovi tutti qui, ma non parlare delle sue puttane. La porta lasciala così. Meneco, animuccia mia, ma perché resti lì fuori? Vieni, entra, il pranzo è servito, come comandato. Chi sta parlando questa volta? Con te, no? Venere ha voluto che fra tutti gli uomini amassi te solo. Ma è pazza, o è sbronza? Te l'ho detto, sono fatte così le puttane di Epidamno, ma lascia che risponda io. Donna, dico a te, dove hai conosciuto quest'uomo? A Epidamno, dove lui mi conosce da un pezzo. Ma se non ci ha mai messo via di prima in questa città. Scherzi? Oh, Meneco, vuoi entrare? Accidenti, ma questa donna conosce il mio nome. Te l'ho detto, annasato, l'odore di pecunia che ti porti dietro. Allora, guarda, la mia borsa tienila tu, così vediamo se costei ama più me o la mia pecunia. Avanti, entriamo, si pranza. Ma ti ringrazio, un'offerta gentile è la tua, ma no, grazie. No? E allora perché mi hai appena chiesto di far cuocere il pranzo? Io? Ti ho chiesto il pranzo, io? Sicuro, per te e per il tuo parassita? Il mio parassita, questa donna è... Dov'è Spazzola? Spazzola? Spazzola, sì, quello che è venuto con te quando mi hai regalato il mantello che hai fregato a tua moglie. Io ho regalato a te il mantello che ho fregato a mia moglie. Ci provi gusto a prendermi in giro? Primo, io non ho moglie, non l'ho mai avuta.
Secondo poi, in casa tua io non ho mai messo piede. Ed ora basta con gli scherzi ed entra. Che ti devo dire? È proprio una gentile offerta la sua, quasi quasi. Fermo! Gli dirò di sì se perché... passi quella porta sei perduto. Gli dirò di sì per approfittare dell'ospitalità. Bellezza, se prima fingevo di non conoscerti è perché temevo che questo tizio qui ti farà seduta a mia moglie, il mantello, il pranzo... Ah, bene. Ma adesso andiamo? Sì, un attimo, prima che devo parlare con lui, però. E se non so quello che vuoi. Tanto so. Peggio. Sì, ce l'ho pure la situazione. Tu va giù a porto, prendi la ciurma, la porti a dormire alla locanda e poi prima della notte, di mezzanotte... Ma padrone... Fa come ti dico, vai. Ma che sciocco sono che voglio far da pari al mio padrone. Me ne ecco. Hanno già pranzato senza di me e adesso se ne sta andando via. Ma ora lo abbordo e gli parlo. Non ti preoccupare, te lo farò riavere oggi stesso il tuo mantello. Aggiustato di tutto a punto, vedrai, non lo riconoscerà nessuno. Tu, caccola di dopo, cosa ti ha fatto per dargli questa fregatura? Ma ragazzo, che cos'è a spartire con me? Chi sei? Che vuoi? Ah, tu non mi conosci, eh? Se mi conoscessi non lo negherei mica. Ah, allora rispondimi. Questo mantello, questo qui, l'hai o non l'hai rubato a tua moglie? L'hai o non l'hai regalato a Erozia? Io non ho moglie, non ho rubato nessun mantello, Erozia poi non gli ho regalato niente. Ah, adesso ci penso io a te, glielo dirò io a tua moglie. Pranzare senza di me, eh? Ma che succede oggi? Ma perché tutti quelli che mi incontrano mi prendono in giro? Boh. Eccolo! Erozia, che sarebbe brava se portassi questo braccialetto dall'orefice e lo facessi rimettere a nuovo. Braccialetto questo? Sì, ogni ordine, ogni desiderio è un ordine per me. Mi farò aggiustare il coso qui. Il braccialetto? Quello che hai rubato a tua moglie? L'hai detto tu? Anche questo ho rubato a mia moglie. Braccialetto io. Non ti ricordi? Se non ti ricordi, lascialo a me. No, sì, ricordo. Sì, quello che gli ho dato oggi. Sì, sì. Posso dire che ci pensi tu? Assolutamente sì. Glielo farò riavere oggi sì. A tutte e due. Braccialetto e mantello tutto assieme. Tutti rinnovati tutto pure. Ma che sto a farci ancora qua io? Devo correre dal mio servo. Voglio che sappia dalla mia voce tutti i beni che mi offrono gli dèi. Che schifo di matrimonio è il mio! Con un marito che mi sgraffigna tutto di nascosto per regalarlo alla sua puttana! L'ha portato da ricamatore il tuo mantello? Oh! Eccolo che ritorna quel puzzone! Però non ce l'ha mica il mantello, eh! E allora adesso che faccio con lui? E tratta la pesce in faccia, come fai di solito! Adesso mi ficco lì dentro che sì, che ci sto bene! Male ci starai, aspetta! Hai rubato! Tanto peggio per te! Ma cosa credevi di farmela di nascosto? Ma cosa dici, moglie? Spiegami! E me lo chiedi? Ma perché mi guardi male? E dovresti saperlo! Certo che lo sa, sto verme! Insomma, che c'è? Il mio mantello! Il mantello? Ti sei sbaffato il pranzo di nascosto senza di me! Donna, dai addosso! Non ti vuoi stare zitto tu? Zitto in corno, mi fa segno di non parlare! No, moglie, che cosa succede? Dimmi un po' cosa succede? Il mio mantello! Il mantello? Ma hanno rubato un mantello? L'hanno rubato a lei, non a te! Guarda che vuole rigirarti il puzzone! Con te non parlo, ti ho detto! Spiega che cosa è successo, dimmi! Un mantello è sparito di casa! Che carognata, eh! E chi è stato? Tale che chiamano Menecco! Menecco? Oh. Eh sì! Chi sarebbe? Io dico che sei tu! Io? Sì, tu! E chi lo dice? Io! L'hai portato alla tua bella, ti abita qui! Ah, cosa... Giuro! Su Giove, su tutti gli dèi, che io quel mantello non l'ho regalato! Ah, sì? L'ho dato in prestito. Ah, sì? E allora riportalo a casa. Sì, tranquilla, lo faccio riportare subito. Io adesso vado a recuperare il mio... Bene, perché senza mantello tu in casa non ci entri. Guardati, guarda. Minaccia di non farmi più rientrare a casa. Ma io vado da Erozia. Lei mica mi caccia fuori. Vado su. Dai, Rozia, prima mi deve rifare, dare il mantello e... Rozia! Rozia! Vieni! Menecco, ma cosa fai lì fuori? Vieni, entra! Magari dopo, più tardi. C'è quel mantello che ti ho portato stamane, no? Sì. Ebbene, me lo dovresti ridare, sì, perché mia moglie ha scoperto tutto per filo e per segno. Prometto che domani
mi devi comprare un altro che parla nudo. Ma il mantello te l'ho dato poco fa per il ricamatore e anche il braccialetto per l'orefice che lo rimettesse a nuovo. Mantello, braccialetto, a me? Ma se io vengo adesso dal porto! Ho capito dove vuoi arrivare! Vuoi rubarmi la roba che ti ho consegnato! Ma no, non te la chiedo perché te la voglio rubare! Ti dico che mia moglie sa tutto! Era un regalo e adesso lo rivuoi! Bene, ma d'ora in avanti tu qui dentro non ci metti più piede! No, no, aspetta, aspetta, tu devi andare! Mi sa che vado al porto a farmi un altro bicchierozzo. Voglio vedere quando torna a casa mio marito. Vergogna! Non ti vergogni di pararti innanzi a me, conciato così! Che c'è, donna? Che cos'è da scappire con me? Ah, non mi riconosci. Hai preso il mio mantello, hai giurato che tu me l'avresti, che me l'avresti ridato e adesso me lo sbandieri così sotto il naso! Ma io non posso... ti vergogni! Ma non ho preso nessun mantello, io questo me l'ha dato un'altra donna perché glielo facessi accomodare. Il mio mantello, il mio oro, rubi alla tua consorte per regalarlo alla tua puttana! Ma io non so che cosa vuoi, ma certo non è che non è me che cerchi. Non ci capisco più niente. La moglie che non mi fa entrare in casa, la mia amante, io. E poi dovunque vado, tutti quelli che incontro mi dicono che io non sono io. Sembra un po' una favola, una storia. Adesso? Belli dei, cosa ho visto? Cosa hai visto? La tua immagine, il tuo riflesso, tale e quale, mutato. Accidenti, ma è simile a me. Similimo se mai conosco la mia faccia. Ehi tu, se non ti dispiace, vuoi dirmi il tuo nome? Io mi chiamo Benecmo. Benecmo è il mio nome. Siciliano sono, di Siracusa. Ma è la mia patria. Cosa sento? Ma cosa dici? È la pura verità, guarda. Allora, guarda, Benecmo sono io. No, ma sono io, ma che storia è questa? È la storia che dice che io sono Benecmo, figlio di Mosco. Tu sei nato da mio padre. Oh, belli capelli, io sono nato dal mio, tu sei nato dal tuo. Oh, dei mortali, esaudite il desiderio che sta nascendo nel mio cuore. Costoro, se non sbaglio, sono proprio i due gemelli. La patria e il padre corrispondono da quel che dico. Adesso chiamo in disparte il mio padrone. Benecmo! Cosa vuoi? No, tutti e due, no. Tra di voi, chi è quello che è venuto insieme a me sulla nave? Ah, io, sì. Allora voglio dire, vieni qui. Quello lì, o un simulatore, o il tuo fratello gemello, manco due gocce d'acqua, lo giuro. E poi il padre e la patria corrispondono. Andiamo a interrogarlo. Ti chiami Benecmo? Lo giuro. Tu? Ah sì, anche io. Dici che Mosco fu tuo padre? Ah, certo. Fu anche mio. E sei di Siracusa? Sicuro. Pure sì, certo. E ora dimmi, qual è il ricordo più lontano che conservi della tua patria? Lo ricordo da bambino, quando ero piccolino, siamo partiti da Siracusa per andare a Taranto al mercato. Arrivati a Taranto, io mi sono perso e qualcuno mi ha rapito e mi ha portato qui, ad Epidamno. E tuo padre quanti figli aveva? Due, se non ricordo male. Il più grande chi era, tu o l'altro? Ma avevamo la stessa età. E com'è possibile? Eravamo gemelli. Con lo stesso nome? No, che stesso nome? Io mi chiamavo Menecmo, come adesso, e l'altro si chiamava Sosicle. Ecco la prova! Oh, fratello mio, non posso... Sì, metti ad abbracciarti. Sono io per Sosicle. Sì, ti guardo bene. Beh, signore! Spazzola! Ma gocce d'acqua! Sosicle, fratello mio, vieni qui, lasciati abbracciare, testimonianza delle mie origini! Cittadini, venite, accorrete! I due Benecmi si sono ritrovati! Non ho mai smesso di cercarti tra tante pene e illusioni, ma adesso che ci siamo ritrovati, ma perché non ce ne torniamo in patria tutti e due? A Siracusa! Sì, nella nostra bella casa di Siracusa! Faccio una cosa, adesso metto tutto in vendita, metto tutto all'asta e con i soldi che c'è, ce ne torniamo su! Un momento, ora che hai ritrovato tuo fratello, mantieni quella promessa, rendimi la libertà! E sia, Messerione, tu sei un uomo libero! Menecmo, pacifichiamoci.
E sia, spazzola, pace fatta. Però dai a me l'incarico di vendere sbaraccamento. Va bene, purché però poi tu torni in patria con me. E chi ti molla, padrone mio? Vendita all'asta dei beni di Menecmo, case e terreni, servi e supplenti, a qualsiasi prezzo, a nostra casa. Fatta! Anche la moglie sarà in vendita se qualche compratore ci fa sotto. Si trova le carabine, Allora, come va la vendita? Calcolo che tutto sommato la vendita sfiorerà i 5 milioni di sistemi. E ora, spettatori, addio! A voi una buona salute e a noi un bella!